Quindi tu stai dicendo che l'educazione è il luogo in cui bisogna chiedersi quale società vogliamo. Che l'educazione sia il luogo in cui si fa la società e non è più soltanto il riflesso di quello che è già una società. Cosa oggi autorizza a pensare che l'educazione diventi questo luogo produttivo di una società diversa, di un modo di convivenza nuovo? Non solo imporre invece. L'educazione è un disciplinamento confermativo della società. Tu stai dicendo che oggi qui l'educazione deve assumere un ruolo rivoluzionario. Da sempre la scuola, secondo me, da quando esiste, nella forma che non era, replica solo la società, no, la crea la società, crea la scuola, crea la società, o la impone solo quella che già è. La crea, sempre è stato. Tu vai in una chiesa medievale, la popolazione non sa leggere e scrivere, impara tutto quello che c'è da sapere. La chiesa era un libro vivente. Lo Stato moderno, la prima roba che fa, oltre a imporre le tasse e a fare ospedali, eliminare le epidemie e fare un esercito comune, non mercenario, o non fatto da parte della cavalleria, che ancora parlano dei nobili all'inizio, ma insomma fa le scuole. Uno Stato non c'è per imporre una dottrina già scritta, cioè nel senso che il classico cattolico ignorante andava in chiesa, vedeva l'iconografia, sapeva già tutto, ma sapeva quello che gli stanno dicendo. Cioè, ma questo non è che poi lui aveva un ruolo, assorbiva solo quello che gli dovevano dire. E certo, infatti, poi gli illuministi dicono: no, signore, dovete istruire le masse a pensare con la loro testa. Questa è la differenza essenziale. La scuola nasce con questo intento. Sì, io ti insegno a pensare con la tua testa. No. Perché? Perché lo se fanno. Tu. No. Se, ma come no? No. A me a scuola hanno insegnato a leggere e a ripetere. Non mi hanno insegnato ad avere uno spirito critico. Mai. No, dai, allora ha ragione. Certo. No, anche perché il modello didattico in Italia, sì, perlomeno paese cattolico, è catechistico. Non metti assieme le materie, cioè, ogni materia è la nostra cultura, storia. È una roba rivoluzionaria. Spiegare la genesi di noi in termini storici non è, non no, succede ovunque. Però non è così. No. L'ho capito che storia non è così. Cioè, io mi ricordo, nel mio libro di scuola c'era scritto che quando si fa l'unità d'Italia arrivano i briganti, che non sono i briganti, scritto, erano semplicemente ufficiali, non nell'esercito del Regno di Sicilia, non assimilati nel regno del nuovo esercito, che vanno con questi poveretti e perdono la terra, in un rapporto di forza 60-80.000 da una parte, 60-80.000 dall'altra, e per 10 anni l'esercito regolare del neonato Stato italiano mette a ferro e fuoco il sud, violentando le donne, bruciando villaggi e ammazzando innocenti. Qual è il punto di questa cosa? Cosa vuoi dire? Fuori d'Europa non esiste Stato nazionale che critichi la propria storia. Ma se noi continuiamo a vedere italiani brava gente, dai, per cortesia, su, dai, no, ma sai, ma torno come a dire, io sto, cioè, invitando quanto, però, per mestiere che faccio, mi costringe a non avere una visione né eurocentrica né italocentrica, ma globale. Mi costringo quindi, e sono costretto dalle robe che studio, a condividere tutto quello che dici, ovvio, ma a considerarlo in una prospettiva globale. E da quel punto di vista, quello schifo che abbiamo è comunque meglio di ciò che c'è altrove e va difeso, perché quello schifo è in pericolo. E se togli quello, è finita. No, vabbè, ok. Cioè io ho potuto, in una classe dove insegnavo, ho fatto un corso sul postcoloniale, ho potuto mostrare il film The Lion of the Desert. Il desert viene proibito dalla magistratura italiana con questa motivazione: è offendere la dignità del nostro esercito. Questo film è stato prodotto anche con i soldi della Libia, per carità, un film hollywoodiano con Ron Steiger, con Irene Pappas, con Anthony Quinn protagonista, quindi fior fiori di attori hollywoodiani, no? Anthony Quinn in persona il capo della resistenza libica. La resistenza libica che era fortissima, perché quando l'Italia va in Libia nell'11, sti libici si ribellano sin da subito e stanno lì nel deserto a lottare per la loro libertà per 20 anni. Dopodiché, insomma, Mussolini si stufa, manda Graziani, di qua bruciano tutto quanto, bruciano, insomma, campi di concentramento, 70.000 persone in campo di concentramento hanno messo in Libia, e dopodiché la resistenza libica finisce. Sto film viene proibito in Italia, ma io lo mostro in una classe. Questo non è ovvio! Sono d'accordo su questa cosa, sono assolutamente d'accordo sull'urgenza di difendere la libertà che abbiamo. Ma penso che la responsabilità anche che abbiamo nei confronti di questa libertà, nel momento in cui si ha, è farne un uso saggio.
E su questa cosa qua invece sento che stiamo tutti un po' brancolando nel buio. Beh, certo. Vabbè. A questo dico, ritorniamo ai valori base, back to the basics, materialismo duro e puro. Eh beh sì, democrazia come valore non negoziabile. Come tu stesso dici, laicità deve essere, come non negoziabile. Deve avere un appeal, no? Cioè una... deve essere sexy, cioè l'appello alla ragione, l'illuminismo, deve diventare appetibile, no? Dal punto di vista sensuale quasi, no? Cioè, anzi, come diceva Nietzsche, no? Cioè, più una cosa è astratta, più deve coinvolgere i sensi, no? Cioè, e allora come ci coinvolge? Con il godimento, con la questione del godimento, l'idea che vivere la tua vita facendo quello che vuoi provoca un piacere infinito, tutto qua. Immaginare che le persone siano spinte da questa forza che ti porta a dire una sola cosa: io sono padrone di me, morirò, la vita non ha nessun senso, ma va bene così. Questa roba qua chiaramente non è immediata, richiede probabilmente un percorso. Ma secondo me bisognerebbe misurarsi invece con ciò che è molto più grande di te. Che cosa c'è cioè nella tua libertà? La folle ebbrezza di poter fare te, quello che vuoi. Cioè la foglia che mi mangio di quell'insalata, cosa che io non mi so spiegare assolutamente, cioè proprio la contemplazione della bellezza, che dici, ma io chi so, cioè che faccio? Sì, sì, questa è la visione materialistica di cui parlavo prima. Esatto, questo è materialismo, tu sei un nulla. Che morirà, nulla di fronte al cosmo, la natura, no? Tutto di sopravvivere, stelle, però, le pietre, però vederla piante, quella cosa lì, cioè guardarla, se non la vedi non diventerà spiritualmente rilevante per te. Cioè, il materialismo non è una teoria, è uno stile di vita. Appunto, invece tu devi guardare la foglia e non studiare in termini biochimici, proprio come quell'ente di natura che ti però sorpassa. Però secondo me è difficile nella vita quotidiana confrontarsi con questo tipo di... Però se non lo fai ti ammali. Molte volte non ci si vuole neanche pensare magari a quella cosa lì, è una cosa con cui è difficile fare i conti, dirsi un niente. Non è semplice, quindi uno si riempie la vita di cose. Perché cioè, altrimenti? E fai il vuoto. Fai il vuoto, però dopo allora magari forse ti confronti con la tradizione buddista che ha fatto del concetto di vuoto il perno attorno al quale ruota tutta l'esistenza. Allora magari forse incontri un signore che si chiama Nagarjuna, un grande filosofo buddista, che ti dice che il vuoto coincide con tutte le cose con cui ti riempi la vita. Il vuoto è una metafora. Il pratitya samutpada, cioè l'ignoranza, no? Che poi ti provoca il desiderio, che provoca l'attaccamento alle cose, che poi ti porta alla vecchiaia, malattia e morte, queste cose orrende, è il vuoto, dice Nagarjuna. Il vuoto non è un'altra roba rispetto alle cose che fai, sono le cose che fai. Il vuoto non è che sia diverso da quello, non è stato un'altra parte. È il modo in cui tu le vivi. La mia tesi è che non puoi diventare buddisti per capire sta roba qua. Ci si arriva. Vabbè, vivere il tempo in modo diverso, no? Anche forse una questione di tempo. Diventare consapevole di quello che fai non è impossibile. C'è la neocorteccia, c'è impiegato milioni di anni per svilupparsi, ma c'è. C'è la neocorteccia. No, è un dato biologico, un regalo dell'evoluzione. Sì. Si può non appunto... essere sufficiente, ci si può estinguere lo stesso. Ci si può estinguere lo stesso. No, ma tu dici il tempo, ci riempiamo la vita. Una volta incontro in treno un tizio che faceva, prima di andare in pensione, il top manager in varie aziende importanti, proprio manager importante di quelli che insomma, no? Comandano le vite. E mi diceva, la mia meditazione, la consiglio a tutti, consisteva nel meditare sull'agenda. Per sapere, oggi devo fare questo, questo, questo e questo. Nell'arco della settimana ne farò queste, nell'arco di un mese ne farò altre. È la chiamata meditazione. Ora, poi vai indietro nel tempo, leggi gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio ed è identico, perché il gesuita è un tizio che per addormentarsi pensa, ripete i fatti che ha fatto durante il giorno, se li ricorda e dice domani quando mi alzo cosa devo fare? Questo, 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 medita sull'agenda il giorno dopo. A mezzogiorno fai la stessa roba, cioè ricordi quello che hai fatto durante la mattina e pensi cosa fare nel pomeriggio. E così via, quindi tre esami di coscienza al giorno. Sono molto strutturate. E Marco Aurelio va ancora dietro il tempo e i sei automi, gli esercizi spirituali, che chiamerebbe Foucault, no? Il testo a se stesso di Marco Aurelio, l'imperatore, era identico. Lui dice questa roba qua, io devo governare l'impero, e come faccio? È la prima roba, l'esame di coscienza. Meditare sull'agenda. Una vita piena di impegni, per forza imperatore avrei qualche impegno, no? Ma non è che lui sia stato meno libero.
almeno così si autorappresentava, si autorappresentava come uomo libero, proprio perché era cosciente dei vincoli che lo tenevano lì dove era, no? Sul trono. Ma questo vale per tutti noi, quello di fare delle robe, no? Che ti sono imposte. Ma sì, questo non diminuisce la libertà. E per, anzi, per usare un passo della Jursenare memoria di Adriano, credo che ugualmente come Adriano dobbiamo sentirci responsabili della bellezza del mondo. Certo.